Cari amici, sono mancata un pochino da questo mio canale perché ho avuto un po' di cose da fare. Sapete che io, oltre a scrivere, insomma, studio, ricerco, mi piace tanto, occuparmi di più discipline contemporaneamente. Poi mi sono dedicata anche alla mia arpa e quindi ho dedicato meno tempo a questo canale. Oggi però mi è venuta voglia di condividere con voi uno dei quadri che io ammiro maggiormente. È un quadro sempre abbastanza vicino a me perché si trova a Venezia, nella collezione di Peggy Guggenheim, ed è Materia di Umberto Boccioni. Chi mi conosce lo sa, amo i futuristi. E li considero tra gli artisti più innovativi. E talvolta si sono, credo, fraintese le loro affermazioni, ma la ricerca che hanno compiuto Boccioni, Balla, Severini, lo stesso Marinetti ci ha condotto davvero a esiti altissimi che superano di gran lunga, questo è il mio personale giudizio, lo stesso cubismo, perché hanno introdotto attraverso il cubismo l'altra dimensione che è il tempo, la visione simultanea delle cose. E quindi oggi vorrei con voi ammirare questo favoloso quadro che Boccioni iniziò nel 1912 e portò a termine più o meno tra il marzo e l'aprile del 1913. Vi ho messo come sottofondo una serenata futurista per farvi capire come i futuristi abbiano abbracciato tutte le discipline artistiche, non si siano occupati solo di pittura e di scultura. Questo quadro, Materia, che si trova in deposito alla collezione di Peggy Guggenheim, ma fa parte della collezione Gianni Mattioli, è un'opera straordinaria, perché è permeata di quel senso della materia, della energia della materia a cui anelavano i futuristi, la modernità, la madre che è icona della nascita, della vita, è il perno centrale del quadro, l'amatissima madre Cecilia Forlani, è lì a testimoniare la storia, il passato, la tradizione, ma intorno c'è una città che si sta evolvendo, che lascia i cavalli e sta andando verso la macchina, l'energia del movimento, le ciminiere delle centrali termoelettriche, i tetti delle case moderne. È una grande rivoluzione. Quindi è l'energia della materia, la materia che è madre delle cose, e al centro di questo quadro si stagliano le mani. Io sono sempre affascinata dalle mani in pittura perché sono non soltanto riferimento alle mani che creano e quindi alle mani dell'artista, ma anche denotano la psicologia del personaggio, dei personaggi che gli artisti vogliono rappresentare in un'opera. Quindi è una affascinante, secondo me, omaggio alla madre creatrice di tutte le cose, in questo caso anche alla madre del pittore. La rovinosa caduta da cavallo, dalla sua cavalla vermiglia, il nome alla cavalla fu dato perché si ispirò al quadro famoso La città che sale, che è appunto un quadro del 1910-1911, oggi conservato a New York nel Museum of Modern Art. Ecco, questa cavalla si imbizzarrì perché si spaventò per il passaggio di un autocarro. Siamo nel Veronese. Boccioni cadde da cavallo. La testa purtroppo si scontrò con un sasso e quindi il giorno successivo era il 17 agosto, quindi siamo anche nel mese che ricorda la morte dell'artista, lui spirò. La notizia di questa morte fu data successivamente alla madre, la quale non poi ebbe un attacco di epilessia e si rammaricò a tal punto che perse addirittura la parola. Io penso che è sepolto quindi, ecco, termino a Verona, nel Museo Monumentale di Verona,
ed è la sua tomba visitatissima. Io terminerò questo video con due immagini, Dürer e Schiele, e le loro mani, perché sono capolavori.